siamo giunti al nostro main event, il match principale della serata, della puntata numero 19 di Civilization. Ragazzi, una puntata che si chiude con il match valevole per il number one contender a titolo TWF, del mondo TWF, attualmente detenuto da Mr. Yes e Tox Reyfor. Un FMO che sfoggia il titolo NRWS, ma che quest'oggi può ottenere trionfando il match per il titolo TWF. Il best in the world contro l'atleta che secondo me merita di più quella cintura, o meglio una title shot, ovvero Paul Jason, grande amico di Reyfor. Paul Jason ha dimostrato davvero tanta amicizia dicendo te lo meriti più di me, però io adesso dovessi battere FMO, beh, in quel modo potrei conquistare una title shot ed affrontarti Rex Blues. L'idea era venuta in realtà da Paul Mancio, che ha detto perché non dai al tuo amico Folla una chance a Entox. Entox stava per accettare settimana scorsa e poi Paul Jason ha detto no, soltanto se me la guadagnerò quella title shot, e questa sera ha la grande chance di guadagnarsela battendo il best in the world FMO. John lo starà guardando da lassù e starà tifando per lui. Si inizia con FMO subito all'assalto, Paul Jason parola il colpo, FMO lo butta giù, un FMO che vuole chiudere in un batter d'occhio il match. D'altronde sa che Paul Jason ha mangiato sicuramente più veloce, e che quindi allungare il match non farà sicuramente del bene all'atleta proveniente da Washington DC. Paul Jason qui lo va a prendere, FMO lo butta giù. Sta prendendo molto poco FMO al suo avversario, guardate qui quanta aggressività, sempre lì come una medusa, a non farlo muovere, a non farlo eseguire alcuna manovra. Stavolta Paul Jason però tenta di averla meglio, ancora FMO, se lo strolla di dosso, attenzione, e addirittura un front over neck breaker, FMO superlativo. Adesso Paul Jason rimandare a caso, davvero pessimo, attenzione disco spunch addirittura. FMO non sta sbagliando nulla, ora pensate un po' come vi pare, ma il match lo sta meritando quest'ultimo, lo sta meritando quest'ultimo. Paul Jason no, ridicolo, ridicolizzato da questo FMO, tenta adesso la reazione, ma FMO lo butta giù, niente a fare, finalmente la reazione di Paul Jason. FMO però big butta, ancora ce l'ha stavolta ce l'ha, lo fa correre, vediamo se è una buona idea Paul, vediamo se è una buona idea, eh sì, neck breaker. Spezza gol anche da parte di Paul Jason, che però deve utilizzare gli arti inferiori anche se vuole cercare di vedere meglio. Gomitata devastante, FMO sfrutta anche le manovre al terreno, dove sicuramente è migliore rispetto al suo avversario. E allora backdrop, eh sì, va a segno. In questa ottima tecnica base, soltanto conto di uno. Si corre allora. FMO non è una buona idea, infatti jawbreaker rapidissima qui di Paul Jason, attenzione, oh, Jason Matic addirittura, bella bella questa tecnica del fratello questa, John Jason la seguiva moltissimo,
perché è una tecnica che comunque ti può incastrare in momenti da solo anche se sei a pieno delle energie, quindi è una tecnica che può risultare fatale. Braccio destro, parato il colpo, bravissimo qui. Russian sweep di Paul Jackson, il motociclista che vuole questa chance, ha detto è vero, non me la posso guadagnare così, ma soltanto combattendo. Io sono fatto così, non mi prendo ciò che non mi merito, insomma. Beh, fossero tutti così, FMO se ne sarebbe subito presa questa title shot, eh. Diciamo che in realtà FMO non ha fatto poi molto per meritare questa opportunità, sinceramente, però va bene così. Poi Jason la vede tutto, molto bravo. Poi Jason se lo carica, forse. Attenzione, che fa qui? Fischer Banditti! Che mossa, ragazzi! E poi Nidrop, FMO deve ricalcolare il suo avversario, rivalutarlo. Però attenzione, ricordiamo che il match è senza squalifica, attenzione, non l'ho specificato perché pensavo fosse chiaro, comunque un match importante deve essere chiaro un risultato. Attenzione! Jason Omatic ancora, la seconda Jason Omatic, non va allo schienamento però, qui sta sbagliando con Jason, deve andare allo schienamento vincente, deve chiuderlo nel minor tempo possibile, perché FMO è uno scatto. Attenzione FMO qui, prova il colpo, big boot, a vuoto, fa vuoto anche, attenzione qui, e c'è il frontal neckbreak, quanto è stato furbo qua FMO, tentativo di pinfall, 1, 2, soltanto due, FMO qui lo fa correre, lo butta fuori, watch shot, che botta da parte di FMO, ragazzi, che botta, che legnata, con Jason qui, ritrende riga, attenzione, Feather Shock Dritti, no, senza one drop qui, tipo Jason che forse, voleva forse tentare la spiara, ma FMO se ne va, esce dal ring, attenzione alla sedia, e poi Jason non l'ha visto, il conteggio c'è, FMO qui lo sta facendo dannatamente male, no, attenzione, addirittura una manovra che utilizza spesso John Jason e Paul Jason, se siamo a 6, sta rischiando molto qua, attenzione, passeggio, c'è Somatic che di Paul Jason, 1, 2, che rischio, ragazzi, che rischio, no, lo prende per Feather Shock Dirittino. I colpi con la sedia hanno fatto la differenza. 1, 2. E non c'è 3! Non è 3! Clamoroso, amici! E che fa qui? Paul Jackson! Sunset Flip Power Bomb! Allucinante! Un match incredibile! Attenzione! FMO però! FMO sta giocando di furbizia! Attenzione! Parola del colpo! Big boot! Attenzione, con Jason FMO buttato, quasi contro i gradoni, il fortuna sul ring però. Paul Jackson gomitata, è il momento forse della spiera. Se Paul Jackson rientra nel ring in maniera veloce, è troppo lento, braccio teso, aia. E ha fatto dannatamente male, FMO, bruttissimo colpo, e poi rincara la dose, una serie di pugni anche chiusi qua, lo rialza, attenzione, big butta, poi ancora, che vuol fare, lo vuol sottomettere così, mamma mia, FMO dominante comunque, prende ancora la rincorsa, sbaglia ancora, no, FMO, che errore, 1, ci sono le corde, attenzione, di nuovo, braccio teso, stavolta FMO se la gioca da lì, se la gioca dal paletto, attenzione, fa segno, adesso con drop kick, di nuovo, ma non so se fa bene, infatti Paul Jackson ne approfitta, incredibile volo, 1, 2, e non c'è il 3, per rotto della cuffia, lo gira, Crown Jason, niente da fare, ancora Feather Shock, no, Paul Jackson deve vedere tutto, siamo troppo di nuovo, ed ora forse Shooting Star Press sta fermo, che mossa, ragazzi, incredibile, di nuovo Jason Romantic, 1, 2, soltanto 2, attenzione, lo blocca,
il match qua. E andare a chiudere il match con quella sulla manovra del fratello. Uno, due, no, non c'è tre. Clamoroso, clamoroso. Però è tutto. La seconda, no, la seconda figure shock DDT. E qua il match va in game over. FMO è la number contender. Uno, due, no, non ci credo, non ci voglio credere. No, no, non è possibile, ragazzi. Non è possibile, ragazzi. Non è possibile. Già sono ancora del match. Lo va a chiudere. Uno, due, ah, che match, ragazzi. Lo gira, lo gira, lo gira. Mamma mia, cross Jason. L'incrocio di famiglia, della famiglia Jason. Uno, due e tre. Che grande match, che grande main event anche questo. Come 7 giorni fa. Stavolta però è Paul Jason a dire di aver vinto, a dire di aver meritato la sua grande chance. E dunque, in un TLC match ad Extreme Rules, avremo Paul Jason contro Enter Strefa in palio, il titolo del mondo, TWE. Quanti cambi di fronte, ragazzi. Alla fine però, la cross Jason DDT ha chiuso l'ostilità. È servita la manovra proprio di Paul, perché quelle del fratello non avevano avuto successo, e comunque non erano riuscite a dare la vittoria a Paul. Ed ecco qui, non poteva mancare il campione del mondo TWF, Mr. Yes, Entox Reyfor. Beh, ragazzi, per concludere questa puntata abbiamo un bel face to face, appunto finale, che metterà fine a questa edizione davvero molto interessante, con molte novità, con molte ancora cose da scoprire. Entox Reyfor si presenta qui a Los Angeles dopo la grande affermazione di Paul Jason ai danni di FMO, e dunque Paul Jason affronterà quest'ultimo, affronterà Entox Reyfor, il suo grande amico, in un gran bel match in un TLC, in quella di Extreme Rules. Ed eccoli qui faccia a faccia, sentite però Entox Reyfor come cerca di galvanizzare i fan, sono tutti dalla parte di Reyfor. Paul Jason qui deve indietreggiare, perché insomma di fronte alla stradominanza popolare di Entox Reyfor anche Paul Jason è costretto ad allontanarsi. Due grandi amici andranno a confronto in quella di Extreme Rules. Da queste immagini, con queste immagini, è veramente tutto, l'appuntamento è alla prossima, sempre qui con la WWF.